Bentornati ragazzi, sono Setup52 e oggi continueremo la nostra avventura su Astrobot. Nello scorso episodio abbiamo fatto la boss fight contro Mighty Chewie, lo abbiamo battuto e si è sbloccato un nuovo livello sempre nella prima galassia, quella della scimmia, che si chiama Scimmie in Fuga, dopo aver scoperto di aver salvato il bot di Ape Escape. E quindi a quanto pare questo in realtà è un livello sulla base di Ape Escape. Bellissima questa cosa. Io però conosco il gioco solamente perché è famoso e basta, però non l'ho mai visto, non ci ho mai giocato, quindi non so niente del gioco, se non so solamente come si chiama e il protagonista, che eccolo qua, il protagonista appunto. Oddio, potrei anche sbagliare e magari non è lui il protagonista, però visto che sta qui immagino che lo sia. E va bene, detto questo, basta. Ho visto prima di entrare in questo livello che ci sono molti più bot rispetto agli scorsi livelli, in qua mi sa che ce ne sono 10 in totale e non 7 come abbiamo fatto i 4 livelli prima della boss fight. E va bene, invece i pezzi sono sempre 3, quindi sarà più difficile. Tra l'altro erano tutti e 10 bot con i simbolini della PlayStation, quindi vuol dire che sono tutti bot che hanno un costume. E visto che c'è una scimmia e si catturano le scimmie nei Ape Escape, forse sono 10 scimmie a sto punto. Potrebbero, perché no? Ok, ho anche un radar per sapere dove si nascondono le scimmie. Vorrà dire che lo utilizzeremo molto poco, perché praticamente funziona come l'uccellino che abbiamo scoperto che ti aiuta se non riesci a trovare qualcosa nel livello. Quindi ok, radar simpatico, però lo usiamo veramente poco, perché non voglio avere lo spoiler di dove stanno le scimmie. Preferisco cercarmele, poi se proprio non riesco a trovarne una, allora vorrà dire che lo possiamo tranquillamente utilizzare, visto che è incorporato e non dobbiamo spendere niente per utilizzarlo. Quindi nel frattempo che giriamo per il livello e magari rompiamo tutte le cose, visto che ci sono le banane al posto di altri oggetti che ci stavano negli altri livelli, e nel frattempo che cerchiamo di recuperare tutte le scimmie e di prenderle, vi dico che non abbiamo parlato dello scorso episodio, quindi della boss fight. Non è stata brutta, anzi, come prima boss fight ci poteva tranquillamente stare. Molto semplice, però alla fine è quello il livello delle boss fight. Ma alla fine non è... la boss fight non diventa bella se era più difficile. Assolutamente no. È stata bella perché tutto quello che abbiamo visto mi è piaciuto e quindi... ok, però niente più di questo, cioè la boss fight ci poteva stare, come detto, essendo la prima non potevo aspettarmi chissà cosa, e infatti mi ha sorpreso comunque, perché aveva delle animazioni sicuramente fantastiche e pure la gimmick di dover passare in mezzo alle scritte e rompere il vetro con il potenziamento, molto bella questa cosa. Se le boss fight sono in questo modo, allora in questo gioco, perché visto che abbiamo fatto la prima, possiamo provare ad ipotizzare come possono essere fatte le altre. Potrebbero essere sempre strutturate in questo modo, quindi un boss grande che hai di fronte a te e tu lo devi sconfiggere, e magari con una gimmick particolare, proprio come il cane in questo caso, che è stato uno dei potenziamenti che abbiamo preso in questi livelli. Magari nelle altre boss fight che faremo forse c'è un altro potenziamento diverso magari rispetto a quello che abbiamo utilizzato. Non male questa cosa, se veramente succede così sono contentissimo. Poi dipende sempre dal potenziamento, magari ce ne sarà uno che mi piacerà di meno rispetto ad un altro. Per ora effettivamente quello del gonfiarsi non è particolarmente bello, perché in realtà non ti dà nessun potenziamento, puoi semplicemente volare, andare un pochettino più in alto e poi sgonfiarti per atterrare, quindi è solamente simpatico, carino da vedere, ma non ti dà niente in più in gameplay. Invece il cane, a differenza del gonfiarsi, ti fa andare più veloce, ti fa fare un percorso dritto davanti a te in poco tempo, oppure vabbè, destra e sinistra, poi ovviamente in base a dove ti sposti, e puoi rompere soprattutto qualsiasi cosa, a meno che non è un muro indistruttibile, però puoi rompere qualsiasi cosa oppure uccidere qualsiasi nemico, e quindi pure i tizi che hanno le spine ad esempio, no? Da vicino attivano le spine e ti colpiscono, ma se tu usi il cane da lontano riesci a colpire tranquillamente questo nemico senza che ha il tempo di poter usare le spine per batterti. Quindi
molto utile e quindi il cane funziona. In questo livello invece non abbiamo gimmick in questo senso, però comunque siamo diventati il protagonista di Ape Escape e quindi possiamo utilizzare il retino per catturare le scimmie, che è fantastica questa cosa. Quindi pure questo livello comunque ha qualcosa in più, una boss fight magari così, cioè dove devi catturare qualcosa per battere un nemico, oppure catturi la cosa e poi gliela lanci, pure così si potrebbe fare. Non male, però non credo che ci sia una boss fight alla fine di questo livello, perché abbiamo 10 bot da salvare. Cioè, questo mi sembra proprio un livello in più e basta. Cioè, un livello segreto e funziona per quello che è alla fine, anzi, molto molto bello. E non l'ho ancora finito perché non siamo ancora saliti sopra, però comunque funziona e quindi va bene così. Bene, detto questo, boss fight mi è piaciuta. Se dopo questo livello si sbloccano altre cose non ne ho idea, però forse, io credo che questo sia l'ultimo sinceramente, perché abbiamo fatto 4 livelli base, boss fight più questo, sono in totale 6 livelli se vogliamo contare proprio come anche la boss fight un livello. Quindi 6 cose in un mondo sono tante effettivamente, e se sblocchiamo il secondo, e vuol dire che magari ce ne sono 6 anche nel secondo, io ho visto già quanti ce ne stanno perché si nota. Cioè scimmia e poi gli altri li ho visti, e poi abbiamo sbloccato, vi ricordo, la galassia perduta. Quindi forse in realtà prima di fare la nuova galassia, che non so che animale sarà, andremo a farci quei 2 livelli della galassia perduta che abbiamo sbloccato negli scorsi episodi, e poi passeremo alla galassia successiva, quella della scimmia. E va bene, nebulosa tra l'altro si dovrebbe chiamare, mi è venuto in mente adesso a caso, vabbè, nebulosa della scimmia, sì, quindi nel titolo sicuramente leggete nebulosa della scimmia, va bene comunque. Andando avanti, quindi vuol dire che sono 6 livelli per galassia, e più 2 livelli che abbiamo sbloccato nella galassia perduta, quindi vuol dire 8 livelli in totale, e se sono 8 livelli in totale per, diciamo, mondo, vabbè, galassia va bene lo stesso, contando ovviamente anche i 2 della galassia perduta, potrebbero poi essere di più, però in questo caso sto dicendo questa cosa in base a quello che abbiamo visto con questa prima galassia. Se sono 8 per galassia, e dovrebbero essere circa 5 galassie, perché era una specie di stella, no? No, forse sono altre 4, perché ne abbiamo 2 a sinistra e 2 a destra. Potrei sbagliare, però non credo, perché in basso ci sta appunto la galassia perduta, quindi forse sono altre 4 galassie oltre questa, quindi sono 5 effettivamente in totale, e se dobbiamo fare un 5x8 di livelli, sono 40, non male. Sono tanti livelli, è vero, magari vi potreste attaccare ai 145 episodi che sono usciti di Crash 4, però 40 per questo gioco mi sembra tanto, sinceramente. E se sono di più, poi, perché potrebbero tranquillamente essere di più, io sto semplicemente dicendo questa cosa in base alle informazioni che abbiamo preso non finendo nemmeno la prima nebulosa, quindi vuol dire che magari sono pure più di 40. E poi oltre questo abbiamo anche il lab, dove ci stanno delle cose da fare, visto che c'erano circa 30 bot da salvare, ora non ricordo bene, forse 11 pezzi del puzzle da prendere, o forse è il contrario, no, non erano 11 bot, però no, erano proprio 11 pezzi del puzzle e 30 bot, quindi ho ragione io. E va bene, detto questo, direi di catturare Spectrer perché basta, e va bene, possiamo finalmente concludere anche questo livello. Vediamo se già salutarci, però non lo so, sicuramente andiamo a fare gacha. E però vediamo che succede, e poi, visto che abbiamo preso questo oggetto qua, che dovrebbe essere della PlayStation 5, e quindi vuol dire che dobbiamo andare ad aggiustare la nave per ora. Va bene, andiamo a vedere cosa succede. Hai recuperato la memoria della nave madre, ma in queste condizioni non ti servirà molto. Vai con la riparazione. Perfetto. Allora vorrà dire che dobbiamo riparare. Lo sta facendo tutto lui in questo momento, io non sto ancora facendo niente. Ok, va bene. Posso fare io qualcosa oppure no?
Immagino che un martello. Ecco, adesso devo fare io. Devo martellare col controller. Bellissimo. E posso calcolare la mia forza. Quindi adesso ad esempio se faccio fortissimo. Ok. E se faccio piano piano. Cioè esiste anche il piano piano. Incredibile, bella questa cosa. Faccio una carezza al martello, posso fare. Posso pure sbattere più volte senza colpire niente. Ok. Va bene, vabbè, possiamo anche velocizzarci adesso, possiamo tranquillamente, tra l'altro, sì. Se faccio con una bella forza, riesco a dare una martellata tale da mandare subito il chiodo in fondo. Va bene lo stesso. Ok, basta fare piano piano perché mi sono divertito abbastanza. Le dita, vabbè, per fortuna è un robot, quindi forse non lo subisce veramente il dolore. Ok. I martelli a parte qui. Ok, posso girare col controller e vedere. Devo premere R2 per inserire queste schede, che non so cosa sono, ma va bene lo stesso, noi le inseriamo e andiamo avanti. Bella questa cosa, mi è piaciuta. Simpatica ovviamente, non particolarmente difficile, ma alla fine, come detto, anzi come diciamo sempre, una cosa non deve essere bella perché è difficile. Anzi, o di conseguenza, una cosa non è bella perché è difficile, ma è bella perché piace. Può anche solamente piacere e basta, può essere la cosa più facile del mondo, ma se ti piace allora è bella e basta, no? Penso proprio di sì. Alla fine, se proprio lo vogliamo dire, Pokémon è facile, però piace. E piace proprio per, magari anche perché è facile, non so. Va bene, lasciamo perdere. Il gioco, come detto, è bellissimo anche perché... si fa giocare, ecco. Io da quando l'ho preso, da quando mi è stato regalato, anzi, ho dovuto aspettare troppo per giocarci, non vedevo l'ora, però va bene. Vi posso pure dire, ad esempio con Spider-Man 2, io l'ho preso e lo scaricai sulla PlayStation, però poi l'ho dovuto cancellare perché non ci stavo giocando, non potevo giocarci. Sta cadendo un satellite in una zona che non abbiamo mai visto e quindi è diventata una nuova zona da esplorare. E va bene, allora, visto che il livello è durato poco, lo possiamo fare adesso, dai. Perché sicuramente sarà stato meno di 10 minuti circa, più o meno, giù di lì. E quindi va benissimo. Ci prendiamo questo tempo per esplorare questa zona nuova, così non lo dobbiamo fare nel prossimo episodio. Ed effettivamente, se quello era l'ultimo livello della nebulosa del gorilla, allora vuol dire che tecnicamente... dobbiamo sbloccare prima questa roba e poi forse riusciamo a trovare la seconda nebulosa. Ma magari questa cosa serve proprio per sbloccare una nuova nebulosa. Va bene, andiamo avanti. Quindi salviamo altri bot e siamo a 46 totale. È già tanto in realtà, però ce ne mancano ancora tantissimi, va bene. E ok, qua me ne saranno 50 purtroppo, quindi non ne ho 4. Prossimo livello e possiamo fare questa cosa e la faremo tranquillamente. Magari questi 4 li riesco a salvare qui, perché no? Non credo. Vabbè, dipende sempre quanti ce ne stanno, però se prima vi ho detto che ci sono un totale di 30 bot, credo che poi stanno divisi in base a tutte le zone che possiamo esplorare e credo che oltre a questa ce ne siano altre 3, credo. Quindi sì, sono tante in realtà ancora da vedere. Era effettivamente un satellite, in realtà quando l'ho detto prima non ero sicuro al 100%, però sembrava quello ed effettivamente è un satellite. Passiamo no, aspetta, però io non volevo andare di nuovo nel... Va bene, torniamo subito indietro perché non abbiamo finito di vedere qua le cose che abbiamo sbloccato. Ma quindi stiamo veramente per sbloccare la nuova nebulosa a questo punto, perché sennò che senso ha? Sì, ok. È un polpo. Bene, sappiamo che boss fight faremo, però immagino. Però sai com'è, la scimmia lì, e abbiamo fatto la boss fight con la scimmia, vuol dire che col polpo faremo una boss fight con un polpo. Va bene, non fa niente, siamo ritornati qui. Bene, adesso ritorniamo nella zona di là perché voglio assolutamente... Qual era la zona? Mi sa che stava qua a destra, sì, ok. Voglio vedere le ultime cose che non abbiamo visto e poi non voglio assolutamente spoilerarmi dei livelli. Prima, tra l'altro, vi ricordo che prima di andare nella nebulosa del polipo, non lo so come si chiamerà, però immagino che potrebbe essere questo il nome, magari è polpo e non polipo perché sono due animali diversi, però comunque dobbiamo fare i due livelli che abbiamo sbloccato nella galassia perduta. Quindi avrete, in realtà potremmo fare
prima tutte le nebulose e poi tutta la galassia perduta, però no. No, preferisco fare i due livelli che abbiamo sbloccato subito dopo il primo mondo, sì. Magari le prossime volte potremmo pure fare subito dopo averlo sbloccato il livello nella galassia perduta. Intanto alla fine basta che li facciamo tutti, quindi l'ordine non ci interessa. Anzi, se l'ordine è strano è ancora più bello. Non lo so perché, però quando c'è un ordine e magari tu devi seguire per forza un ordine preciso e diretto, se puoi cambiare qualcosa mi piace. Ad esempio in Pokémon tutte le cose si devono fare per forza in ordine, e invece alcuni giochi li puoi fare come vuoi tu e come preferisci, come te le vuoi gestire, ed è una cosa bella quella, perché puoi farti 8 palestre senza farle tutte 8 di fila, cioè dalla 1 alla 8, ma puoi fare 1, 4, 7, no? Come vuoi tu. Anche se non è proprio così, però comunque va bene, andiamo avanti. Detto questo, abbiamo visto praticamente tutto, salvato tutti quelli che c'erano con l'ultimo bot qua. Solamente non abbiamo fatto ovviamente le cose che non possiamo fare. Dove servono 50 bot ci torniamo subito dopo il prossimo livello, perché ormai ne abbiamo 47. Invece dove ne servono 100 dobbiamo aspettare un po'. Ce lo dobbiamo ricordare, ma non è difficile da ricordare, anzi. Poi prima o poi, se ce lo dimentichiamo, lo noteremo che non abbiamo recuperato qualcosa. Ci mancherà o un pezzo di puzzle o un bot, vorrà dire che starà da qualche parte e noi lo andremo a cercare e basta. Bene, allora vediamo l'ultimissima cosa e poi andiamo a fare il gacha. Non penso che ci mettiamo ancora molto, ma tanto voi sapete quanto dura il video, potete tranquillamente vedere. E credo che secondo me potremmo non superare nemmeno i 20 minuti. In realtà non sento di star giocando da così tanto. È vero, mi sono fatto la boss fight che avete visto ieri e anche il livello, però io devo scartare magari quel quasi quarto d'ora della boss fight. In realtà secondo me era anche meno. E quindi se devo togliere quello, se devo pensarla solamente dal livello delle scimmie in poi, cioè del, vabbè, Ape Escape, io credo che stiamo facendo qualcosa in realtà forse proprio da un quarto d'ora, addirittura meno, non lo so, vabbè, non posso di certo essere un orologio umano che riesce a capire quanto tempo sta giocando, no? E non è particolarmente facile, però va bene, come detto, va bene, andiamo avanti. Comunque quindi sì, è effettivamente un pezzo di puzzle la cosa da recuperare con 100 bot, perché 100, vabbè, non lo so. Ok, salviamo quindi quest'altro bot. In realtà non avevamo ancora finito, però ora siamo a 48 e mi dà fastidio sto fatto che siamo vicino al 50, però non possiamo recuperare quella cosa, va bene. Mi sa che abbiamo fatto. Quindi questa era la zona nuova. Vabbè, torniamo indietro a fare il gacha. Tecnicamente dovremmo avere abbastanza monete per prendere qualcosa in più ora, non so. Ah, tra l'altro la prima volta che abbiamo fatto il gacha, che erano 2 episodi fa forse. Sì, credo. Vabbè, non mi ricordo, però quando abbiamo fatto il gacha abbiamo finito tutto quello che poteva darci, però ci sono avanzate delle monete. Qui invece, non lo so, perché abbiamo preso altri bot e se le scimmie hanno delle cose da prendere, erano 10, quindi già 1000 ce ne servono. Non lo so, vabbè, vediamo se possiamo fare tutto. Comunque alla fine siamo arrivati a 49 bot, ma niente, ne manca uno e dobbiamo per forza aspettare il prossimo livello. Oltre alle cose fantastiche, però piano piano si sta formando il lab, è ancora all'inizio, ovviamente abbiamo solamente finito una nebulosa e poi in realtà non lo so se l'ho finita, vabbè, comunque abbiamo finito solo una nebulosa, quindi ma se premo triangolo, ah vedi, li chiamo tutti verso di me, va bene, sì, e mi seguono immagino a sto punto. Però a che mi serve questa cosa? Sì, magari mi serve... No, tornate tutti a posto. Però forse mi serve questa cosa se quando appunto magari ho bisogno di 100 bot mi faccio seguire, così inizia subito. Vabbè. Ok, andiamo direttamente al gacha, visto che basta, perché stiamo giocando da un po', stiamo parlando del più del meno da un po'. Quindi nel prossimo episodio potremmo giocarci i livelli, non tutti e due, ma solamente uno, i livelli della, come si chiama, cosa segreta, galassia nascosta, come si chiamava, incredibile, la sto nominando da quando l'abbiamo scoperta, vabbè, avete capito, quei due livelli là. Bene, quindi le scimmie veramente hanno una cosa a ciascuna, e poi c'erano due scatole, nel senso, abbiamo trovato la scatola di Metal Gear e abbiamo trovato una scatola per una scimmia, va bene. Solamente l'ultimo oggetto purtroppo possiamo recuperare, quindi alla fine il nostro avanzare di monete nel 2 episodi fa circa
non ha portato a niente perché ora abbiamo semplicemente pochi soldi, ma altri oggetti da prendere. Ma credo che ci sarà un livello dove possiamo farmare. Va bene, però detto questo, ragazzi, vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete, in descrizione c'è il link per il mio Instagram per seguirmi. E noi ci sentiamo al prossimo video.